Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Luigi's Mansion 3. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto che il professore ci ha fatti recare al quinto piano per poter recuperare una sua valigetta. Dopo aver esplorato un bel po' il quinto piano, siamo riusciti a recuperarla. Abbiamo prima dovuto sconfiggere un fantasma cameriera, però poi siamo riusciti a recuperarla senza troppi problemi. Benissimo, quindi adesso ci dobbiamo recare dal professore e vedere cosa si celi all'interno della valigetta. Andiamo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Cliccate sempre sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno. Lasciatemi un bel mi piace per far proseguire questa serie, soprattutto se vi sta piacendo. Lasciatemi anche un bel commentino, ecco, anche qualsiasi altra critica è sempre ben accetta, mi raccomando, e condividete anche il video, mi raccomando ragazzi. Ok, qui c'era un passaggio segreto, ma questi ragni come danno fastidio. Perfetto, qui facciamo altri ragni. Allora, venite qua. E uno, maledizione, e sono due. Allora, abbiamo un po' di soldini. Ragno, ragno, ancora soldi. No, non me ne andate. Uno l'ho perso, vabbè. Invece qui cosa c'è? Ah, c'è una gemma da recuperare lì. Chi lo sa dove sarà. Vabbè, poi ci arriveremo. E poi mi sembra che non ci sia più niente. Ok, direi che possiamo andare tranquillamente dal professor. Professor, arriviamo. No, sempre da qua. Ah già, abbiamo recuperato anche un altro pulsante per quanto riguarda l'ascensore. Abbiamo preso il pulsante del piano numero 3. Eccolo qui il professore. Luigi ora può raggiungere il piano 3. Ma va. Prima di andarci però riportami la valigetta laboratorio. Ne ho bisogno, certamente professore. Stiamo arrivando immediatamente da lei. Allora, nel frattempo che si scende, vi invito ancora una volta a lasciare un bel mi piace o non mi piace per quanto riguarda questa serie, mi raccomando, e iscrivervi sempre al canale, ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, che questo novembre è straricco di videogiochi. Come avete potuto ben vedere, ho portato un video per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, per quanto riguarda la configurazione PC, come gira. In anteprima ho già caricato un episodio di Need for Speed Heat, quindi state sintonizzati e non vi dimenticate che domani, sperando che riuscirò a caricare oggi il video, domani uscirà anche Death Stranding, eh? Mica pizza e fichi, questo l'avevamo preso? Sì, l'avevamo preso e che avuto. Ok, l'avevamo preso, non mi ricordavo. Eccoci qui professore, siamo arrivato. Bentornato Luigi, dammi subito la valigetta. Ecco, proprio quello che volevo. È giunto il momento di impiegarlo in combattimento. Io ormai sono troppo vecchio per avventurarmi alla ricerca di fantasmi. Ma siccome non voglio rinunciare ai miei preziosi fantasmi, ho creato una cosa che vada a caccia al posto mio. Sarebbe. Del qualcosa verde. Ed ecco l'ultimissima invenzione di quella mente sopraffina del professor Sambic. Ti presento Gommi Luigi. La messa a punto di tale prodigio della scienza è stata una sfida non da poco. Fortunatamente una persona mi ha aiutato a testare il prototipo. Come dici? Vuoi sapere cosa te ne farai?
con calma, ora ci arrivo. Ecco Luigi, ora lo collegherò al Poltergeist G0M. Potresti girarti per favore? Cosa vuole fare da dietro, professore, con questo coso? Aia! Perfetto, tutto fatto. D'accordo Luigi, esercitiamoci un po'. Seguimi qua fuori. Ok, un nuovo tutorial. Cosa dovremmo mai fare? Professore, ma cosa fa? Ci chiude dentro? Pazzo lei! Ma dice tutto a posto. E quindi? Sei in trappola Luigi, ma va. Ma no dai, sto scherzando. Ma dovresti stare chiuso qui per il momento. Vuoi sapere perché? Vorrei che provassi a usare Gommi Luigi per fuggire dalla gabbia. Gommi Luigi si attiva con il tasto R. Per farlo tornare al suo posto devi usare R due volte. Ok. Quindi usiamo il tasto R. Ah, eccolo qui. Ti presento il tuo nuovissimo assistente personale, Gommi Luigi. Gommi Luigi è in grado di passare attraverso spazi molto angusti, come grate o condotti di ventilazione. Ha un corpo incredibilmente elastico e malleabile, è un vero portento, vedrai di cosa è capace. Ok, quindi ho detto che possiamo passare attraverso, perfetto. Ecco, si muove come te, quindi non dovrebbe essere difficile imparare a controllarlo. A proposito, se usi R mentre Gommi Luigi è in azione potrai alternarti con lui. Non dimenticartelo, d'accordo? Ok. Quindi adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo andare per di qua. No. Guarda che Gommi Luigi non è affatto impermeabile, Luigi. Se si bagna, si scioglie e scompare, devi tenere la larga da qualsiasi tipo di liquido. E adesso me lo dici, cretino. Il nostro professore è veramente un idiota. Quindi mi sa che dobbiamo passare per di qui. Ok, e adesso in questo modo apriamo. No? Ah, ok, perfetto. Va bene, quindi dobbiamo fare in questo modo. Poi premiamo il tasto R. Andiamo ed è tutto a posto. Ok. Bravo Luigi, ora puoi sbizzarrirti con Gommi Luigi. Bene, con questo il tuo addestramento è terminato, almeno per ora. Torniamo al laboratorio, quindi ci sono altre cose che dovremmo imparare. Ottimo lavoro Luigi, davvero impressionante, il che mi ricorda una cosa che volevo dirti. Ho analizzato i dati dei sensori qui al laboratorio e ho scoperto che hanno rilevato la presenza di un edificio misterioso. Si tratta di un odore dall'aspetto poco rassicurante, molto vicino all'hotel. So che vuoi ritrovare tutti i tuoi amici, ma ti serve una pausa. Potresti fare un salto alla torre? Anche. Qualche altra cosa? Sarà piena di spetti pronti per essere catturati. Dai, metti alla prova la tua capacità. Fallo per la scienza. Ho fatto in modo che tu possa accedere alla torre dal laboratorio. Ti basta selezionare Torre del Caos in multigiocatore. Divertiti. Vabbè, questa è una cosa che si potrà magari fare in un secondo momento. C'è dell'altro. Puoi anche provare quella cosuccia chiamata giochi paranormali. Se ti senti solo e vuoi divertirti un po'. Fino a 8 giocatori possono partecipare e sfidarsi. Da brividi, eh? Vabbè, questa è tutta roba multiplayer che non mi interessa. Adesso per accedere un altro piano. Vabbè, l'ascensore raggiunge il piano numero 3. Ok. Però prima di raggiungere il piano numero 3, io mo vorrei esplorare questi posti. Perché visto che adesso abbiamo ottenuto Gommi Luigi, ci sono alcune cose che prima non potevamo recuperare, ma adesso sì, come per esempio quando abbiamo visto in un vecchio episodio che qui non potevamo entrare. Adesso sicuramente con Gommi Luigi sarà possibile. Vediamo un po'. Ok, qui infatti si passa tranquillamente. Ok. E infatti recuperiamo pure questa bella gemma.
ottimo così. Abbiamo anche questo bel baule pieno di soldi. Ok, e direi che va bene così, assolutamente. Poi vediamo se da quest'altro lato c'era qualche altra cosa. Secondo me qui. Un po'. Apriti sedano. Ragno d'oro, vieni a me. Non ci facciamo fregare dai ragni però. Che già mi sono fatto fregare una volta in modo da deficiente. Ok, questo lo possiamo sbloccare, penso di sì. Giustamente non ci siamo passati e quindi adesso lo possiamo sbloccare. Qui vediamo di salire. C'è una gemma. Allora, qui cosa abbiamo? Ci sono ragni? Sembrerebbe di no. Forse con Gommi Luigi? Ah, giusto, può passare dalle grate. Però c'è questo ragno che mi dà fastidio. E recuperiamo anche questa gemma. Ah, ce ne manca solo una, ottimo così. Qui si può andare? No, pensavo fosse un passaggio. Va bene, direi che poi ce ne possiamo andare allora. Qui invece neanche si può andare. Ok, torniamo indietro. Allora, questa zona mi sembra che l'abbiamo esplorata per bene tutta quanta. Adesso direi di qua. E proseguiamo per questa stanza. Selezioniamo lì. Mettiamo a terra questo cosetto. Ci faccia passare. Allora qui no, ma qui sì. Allora, tanti soldi e ragno d'oro. Venga a me lei. Stiamo facendo incetta di soldi, devo dire la verità, eh. Qui non c'è niente. Prendiamo tutti questi bei soldoni. E mi sembra che non ci sia più niente da fare anche qui. Allora, poi saliamo. Se non mi sbaglio, qui c'era qualcosa che non avevo preso. Esatto, la gemma. E visto che si può passare tra le grate, qui vedo proprio una grata proprio bella. Gommi Luigi, scendi piano piano. Attenzione al ragno. Ti fa fare? Ok. E via così. E abbiamo ottenuto tutte le gemme del seminterrato. Perfetto. Ottimo, ottimo così. Allora, lì poi questa neanche l'avevamo ottenuta. Adesso la possiamo ottenere, penso proprio di sì, spaccando tutto. Ok. Poi, ah, qui c'è una fessura, possiamo esplorare? Ah, forse dove abbiamo appena raccolto la gemma di prima, quindi ok, va bene. Qui possiamo fare qualcosa? Non così? No, sembra di no. No. Mi puzza questo coso. Si è attivato. Lo sapevo. Deve esserci per forza qualcosa. Vieni a me. Altro bel cristallino. Poi, allora, questa era la reception.
Oh, abbiamo attivato qualcosa. Però se ne sale su. Se ci muoviamo. Sembrerebbe essere un altro pulsante questo. Sì, ok. Allora, quindi andiamo con Gommi Luigi dall'altra parte. Ok, proviamo a fare come abbiamo già fatto anche per l'altra stanza. Poi no, che cretino. Dovevo premerlo solo una volta, non due volte. Allora, quindi ricapitoliamo. Così. Poi così. Ok, e poi quest'altra maniera. Tanti soldi. E c'è anche un altro cristallo che sta diventando Crash Bandicoot qui. E siamo a 4, ottimo. Riprendiamoci anche Gommi Luigi. Qualche soldino l'abbiamo perso, però bazzeccole, bazzeccole. Allora, quello invece come lo possiamo ottenere? Non lo so perché fa così, però vabbè. Qui c'è qualcosa? Sì che c'è qualcosa. Uè, tu! Vieni qua immediatamente. E guardalo! Hai dette zucche. Uno, due, tre e quattro. E ci avevi un bel cristallo. E via, che così ci manca anche solo quello. Così raccogliamo anche tutti qua di questa zona. Però come lo possiamo prendere quello lì? Non ne ho proprio idea. Allora, qua cosa c'era? Non ricordo comunque. Ah sì, dove abbiamo preso la gemma là. Allora, sarebbe qui sotto. Però aspetta, forse questo si alza. Guarda là. C'era una bella grata per Gommi Luigi. Vai, scendi giù. Scendi giù. Ok, perfetto. Questa magari la dobbiamo spazzare via. Forse così, no? Facciamo così, ok. Perfetto così. Provo andare a cogliere quei soldini, però vabbè, pazienza. Facciamo in questo modo. E abbiamo raccolto tutte le gemme della hall. Ottimo così. Poi continuiamo. C'è sicuramente ancora tanta roba da recuperare. Allora, qui abbiamo visto che abbiamo già recuperato quello che dovevamo recuperare. Andiamo di qua. Fantasmi! Venite qua, belli. Uno, due e tre. Forse di qui no, forse di qui non c'è niente. Un po'. No, forse qui no. No, torniamo indietro. Allora. Oh, Madonna santa, quanti cacchio ne sono. Madonna, mi sono andata ad infilare in un trappolozzo assurdo. Vieni qua. Vieni
Mamma, guarda qua quanti ne sono, 16 graziali. Vieni qua, anche tu. Non ti azzardare, non ti azzardare minimamente. Ah ah ah. Ah, mi è scappato, maledetto. Ora tu vieni qua invece. Vieni qua anche tu. Volevate fare di gradassi, 10 contro 1. Vabbè. Allora. Ancora. Adesso mi sa che il gioco è strapieno di fight, eh? Allora qua possiamo fare qualcosa, sempre no. Vabbè, direi che possiamo ritornare al quinto piano, perché ovviamente c'è ancora qualcosa da recuperare, visto che adesso abbiamo Gommi Luigi. Sperando sempre che il caricamento non sia troppo lungo. Però abbiamo ottenuto pure un bel po' di gemme, eh? Ottimo così. Grazie. Allora, a me mi dà fastidio che quel fantasma del bagno, quando si è lavato i denti, non sono riuscito a beccarlo, eh? Mi dà molto molto fastidio questa cosa. Allora, qui mi sembra che non ci sia niente. Qua c'è una grata, qui Gommi Luigi scende sicuro. Yes. E ci abbiamo qualcosina da recuperare. Tanti bei soldoni. Che cacchio è successo? No, ho acchiappato l'acqua sicuro. Come ho fatto? Non riesco a capire da dove sia uscita quest'acqua, però vabbè. Se magari vieni qua, che per cortesia. Ok, ritorna qui. Poi, allora, se non mi sbaglio, l'altro fantasma doveva trovarsi qua. Vabbè, ci sono i topi. Topini. No, comunque fantasma. No, sono fatto acchiappare. Allora, comunque no, non c'è neanche qua. Il bagno doveva essere quello di prima, ma comunque non esce. Vabbè, estica. Allora, vediamo un po'. No, invece eccolo! Ti ho acchiappato finalmente! Sei uscito allo scoperto, maledetto! Ok. Yes, sì, finalmente. Ok, possiamo andare. Anche questo è stato risucchiato da Luigi. Poi, cosa abbiamo qui? Che si è mosso da solo allo scaletto. Qui non possiamo fare nada, cioè più che altro non c'è niente da fare, o almeno credo.
Continuiamo ad esplorare. La stanza del prof. E qui c'è una bella grata. Continuiamo a scendere. Allora, c'è un topino che abbiamo aspirato attraverso una parete, signori, eh? Allora, tu vai qui dentro. Da buon idraulico quale sei. Aspira tutto. E prendiamoci quello che c'è all'interno da questo qua. Molto poco. Bravo, qualcosina di più. Vabbè, nient'altro. Ritorni qui dentro lei, grazie. Lì fuori ci siamo stati. Però sento rumori, infatti. Cioè, sentivo più che altro voci. Ottimo. Ce n'erano ancora, quindi. Aia! Mi sono fatto beccare, maledetto. Disgraziato. Ancora! Cioè, non mi sono fatto colpire quando erano in 10, mi sto facendo colpire adesso che sono in 2. Qua. Ah, ho perso un sacco di energia comunque, eh. Non va bene, non va per niente bene. Spero tanto di trovare qualche cuoricino. Allora, aspetta. No, si mantiene in piedi così. Allora, vediamo se invece da qua possiamo fare qualcosa con Gommi Luigi. Anche se ci siamo stati poco proprio poco tempo fa. Ancora un ragno. Sentite, aver bisogno di cuori, come la mettiamo? Ah, c'è un forziere lì. Allora, questo è un compito per Gommi Luigi. Sì, scendi. Perché non scendi? Grazie. Ah, meno male. Avevo proprio bisogno di un po' di cuore. Andiamo così. Ah, però che brutta figura, eh. Farsi acchiappare due volte da quelli là. Allora, mi sembra che poi da questo lato, infatti, non ce l'avamo stati. Sicuramente così. Ah, non ce la fa da solo. Quindi come Luigi ho bisogno di te. Allora, poi insieme, perfetto. Come Luigi ritorna. Vabbè, qui è palese che c'è qualcosa. Oh, che è successo? Madonna mia, sto perdendo cuori così. Cioè, perdo energia. Allora, ah, questa è la stanza di Peach. Ah, quindi questo è il piano dove stavamo noi. Attacchiamo roba. Meno male. Lingotti. Ma qui non c'è niente possibile. È impossibile proprio. Allora, vieni qua, vieni qua. Ok, grazie. Allora, apriamo questa porticciola.
Di qua sembra esserci qualcosa. Sì, che c'è qualcosa, c'è la gemma. Però vediamo di non cadere giù, eh. Vieni da me. Vai, ce ne manca anche qui solo una. Perfetto. Chi lo sa dove sarà, però. Ah, ok, qui c'è di nuovo il fatto delle piante. Luigi pollice verde. E uno. E due. Si fa anche qui? No. Allora, poi dobbiamo fare in questa maniera. Ci facciamo dare tutti questi bei soldoni. Anche qui. E poi. Da te. Perché cazzo è comp. Scusatemi la brutta parola, ma perché è comparso questo coso? Ce l'avevo messo laggiù. Bah. Qui si esce. No. Da dove siamo entrati, quindi da qua. Vediamo se qui c'è qualcosa. Assolutamente no. Solo spaventi per il povero Luigi. Allora, vicino al bagno. Vediamo un po'. Aspira tutto. E tanti tanti soldi. Allora, girati per bene. E così facciamo prima. Proviamo. Ad aprire l'acqua. Vediamo che succede. E addirittura bagno dei ricchi proprio. Vabbè, effettivamente bagno di una principessa. E mi sembra che non ci sia più niente. Aspetta, vediamo se dalla grata esce qualcosa. Sì, dal condotto d'aria più che altro. Va bene così. Non mi sembra che ci sia altro. Sicuramente ci sono tutte le altre stanze da far comparire, infatti. Ok, venite qua ed entriamo. Allora, stanza di Mario. Allora, sempre perché qui prima non ci potevamo andare. Ok, entriamo nel bagno. Allora, c'è la grada da poter far andare Gommi Luigi. C'è anche una valigetta nella vasca. Però l'acqua non esce, perché? Facciamo scendere. Ah, ecco spiegato, c'è una perdita. Allora l'idraulico Gommi Luigi se ne occuperà. E abbiamo fatto uscire anche la valigia dalla vasca da bagno. Non mi sembra che ci sia nient'altro, quindi puoi ritornare su. No, qua. Ah, eccola l'altra. Guarda dove era nascosta, disgraziata. Perfetto. Va bene così. Stiamo facendo una bella run, devo dire. Che cacchio fai? Madonna mia, Luigi. Ok. Qua c'è qualcosa di là. Ok, quindi. Apriti sedano. Spero di aver preso tutto. Va bene. Poi altro non ci interessa. E poi ci dovrebbe essere la nostra stanza, perché la stanza dei Todd era da tutt'altra parte. Ok. Venite qua. Che a quanto pare questi, se si toccano, perdiamo energia.
Senti tu. Grazie. Allora, perché si muove? Pensavo ci fossero fantasmi. Allora, vediamo un po' se qui possiamo entrare. Luigi apre due cornacchiette. Allora, sempre no. Ma la posso mirare la mia valigia e romperla? No. Andiamo sempre nel bagno. Qualche soldino. Apriamo l'acqua. Vediamo se c'è qualcosa. Assolutamente no. Ah, però là dallo specchio vedo dei lingotti, quindi saranno qua. No, ma... ma basta. Allora, così. Infatti. Presi tutti? Sì, quindi possiamo andare. Poi vediamo un po', mi sembra che sia finito, infatti poi questa è, diciamo, la zona iniziale da dove poi il Rebu ci stava inseguendo, da poi da cui siamo scappati. Beh, direi che abbiamo esplorato, abbiamo raccolto un bel po' di gemme, quindi direi che possiamo tranquillamente andare al terzo piano. E saliamo. Anzi no, più che altro scendiamo perché eravamo al quinto piano. Va bene ragazzi, io con questo episodio vi lascio e vi saluto. Vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, lasciatemi un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Come avete visto ragazzi, abbiamo raccolto tante gemme, abbiamo ottenuto anche gomme Luigi dal professore. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Condividete il video mi raccomando con i vostri amici. Io vi saluto e ci rivediamo in un prossimo episodio di Luigi's Mansion 3. Ciao ragazzi!